Il senatore Messedaglia viene espulso dal Partito Nazionale Fascista per aver condannato la politica razziale anti-ebraica che il fascismo riprende dal nazismo. Il senatore Crespi muove critiche al governo discutendo il bilancio. In Senato siede anche il più autorevole esponente liberale, Benedetto Croce. Io sono arrivato in Italia nell'aprile 43, dopo un passaggio clandestino per le Alpi. E tornato in Italia, la prima cosa che mi impressionò fu la vivacità del malcontento come si esprimeva liberamente nel treno che mi portava da Vernante a Torino e poi da Torino a Milano. In confronto alla cupa atmosfera di paura che c'era a Marsiglia controllata dai tedeschi. Per la prima volta il regime aveva ceduto a molte delle rivendicazioni avanzate agli operai. In contrasto con questa forza che esprimeva il malcontento generale, c'era la retratezza del movimento politico, perché i partiti antifascisti si andavano ricostituendo soltanto allora, avevano aspettato a ricostituirsi la svolta della guerra dopo l'autunno 42 ed erano incapaci di intervenire. E noi stessi, che eravamo più forti, avevamo le nostre capacità limitate. Il Partito d'Azione prese questo nome nel 1942. La sua composizione fu illustrata nel primo numero dell'Italia Libera clandestina che uscì a Milano nel dicembre del 1942 con un articolo Chi siamo? In questo articolo, scritto da me e da Adolfo Tino, poi divenuto un avvocato dei maggiori a Milano, quest'articolo si diceva che il nucleo principale era costituito dal movimento clandestino di giustizia e libertà, creato da Rosselli. Poi c'era il movimento, direi, liberal-democratico, che prendeva origine da Giovanni Amendola, movimento al quale io stesso avevo partecipato. Il terzo movimento era costituito da liberal socialismo creato da Guido Calogero. Il quarto movimento proveniva dal Partito Repubblicano. Le basi sociali erano, c'era una penetrazione nel campo operaio, tanto che il Partito d'Azione, quando venne la liberazione, ebbe una rappresentanza sindacale ufficiale nella Confederazione Unitaria. Ma naturalmente i migliori e la maggiore diffusione clandestina era nei ceti medi e soprattutto nella classe intellettuale. Il lavoro per ricostituire il Partito Socialista cominciò pochi mesi dopo la guerra, quando praticamente furono sciolti i campi di concentramento in cui in un primo momento ci avevano rinchiusi. E grosso modo faceva capo a un centro a Roma, attorno a Romita, e un centro a Milano, attorno a me. La realtà Italia si diffuse in tutte le regioni, ma particolarmente in Lombardia, Piemonte e Emilia. Coloro che erano stati socialisti o che si erano formati socialisti durante il fascismo non potevano aderire al Partito Comunista, che si ricostituiva esattamente con la stessa mentalità del passato, con le stesse forze. Quindi c'era tutto un settore d'opinione indirizzato diversamente. Il conflitto all'interno di questo settore d'opinione era fra chi appunto voleva ricostituire anche il PSI come era una volta e chi come me pensava viceversa che si dovesse rinnovare completamente la mentalità, le strategie, anche se vuole l'ideologia, e dare vita a un movimento che fosse il più possibile unitario, cioè che superasse la vecchia scissione fra socialisti e comunisti. Il programma del Partito d'Azione nacque con una dichiarazione esplicita di rivendicazione repubblicana e di lotta alla monarchia e questo incontrò molta opposizione, soprattutto da parte dei comunisti che intorno al 1943 volevano preparare una base unitaria di lotta antifascista, ivi compresi coloro che mantenevano fede alla monarchia. Tra la fine del 1942 e l'inizio del 1943 si scissero le forze liberali, cioè gli elementi antifascisti liberali del ventennio, perché alcuni confluirono nel Partito d'Azione e altri dettero vita invece a un partito liberale.
che prese originariamente una denominazione di Movimento Liberale, secondo un manoscritto, un datilo scritto, che venne divulgato in tutta Italia. I giovani che ricostituirono il Partito Liberale non vollero né assumersi la responsabilità di un passato verso il quale erano stati critici, cioè noi avevamo considerato durante il ventennio che c'erano state indubbiamente delle grosse responsabilità nello Stato liberale e nei governi liberali per l'avvento del fascismo, responsabilità che consistevano nella debolezza, nel non rendersi conto di dove si sarebbe andati a finire. Quindi non volevamo essere collegati con questo vecchio mondo, pur avendone tutto l'apprezzamento, tutta la stima, dovuta, certamente dovuta. C'era un gruppo di vecchi senatori strettamente monarchici, mentre questi giovani liberali non erano monarchici, erano degli antifascisti, come quasi tutti gli antifascisti erano di tendenza repubblicana, non monarchica. Salvo a considerare che in un momento tragico come quello, se l'unica via possibile di uscita era un atto della monarchia, non si doveva chiudere la porta. Fin dal primo momento è sorta l'idea del nuovo partito, non dei cattolici, ma non tendente a monopolizzare l'ideologia cattolica sul terreno politico, non questo. E proprio in quell'occasione, come è stato osservato, c'è stata una lunga diatriba fra noi che eravamo la nuova generazione, eravamo studenti universitari allora, e gli uomini che provenivano dal Partito Popolare. Direi che De Gasperi era il principale esponente di quella storia onorevole del Partito Popolare che si era battuto fino all'Aventino e fino alla persecuzione e al carcere, no? E egli diceva: no, dobbiamo essere leali verso il movimento che ha preceduto questo nostro movimento, il partito si deve chiamare Partito Popolare. Invece l'ondata di noi giovani che non avevamo partecipato alle attività del Partito Popolare era di trovare anche una nuova dizione che specificasse meglio la caratteristica del partito stesso. Quindi abbiamo detto democrazia cristiana, come detto nelle encicliche dei papi e negli insegnamenti della sociologia cattolica. E in fondo De Gasperi, che era un uomo aperto, nelle visioni anche aggiornate delle ideologie, ha detto: va bene, parliamo di democrazia cristiana. Il Partito Popolare aveva il programma di un movimento di minoranza, come era il Partito Popolare, che collaborava con i partiti maggiori, mentre qui la nostra candidatura era ad un partito leader della politica italiana, quindi con una visione più ampia. In questa dialettica ormai inarrestabile matura la coscienza antifascista di numerosi intellettuali, magari cresciuti nei quadri delle organizzazioni culturali fasciste. Elio Vittorini traduce in italiano autori americani considerati perlomeno eterodossi. Ecco una carta d'identità falsa che egli adopera durante il periodo clandestino.